Diciamo che la gente sta rispondendo bene, che si è dovuto abituare ai nuovi orari, però è sempre difficile. Noi siamo un locale, siamo aperti da 10 anni, quest'anno facciamo 10 anni, ed è difficile poi riuscire a farli abituare di nuovo ad aprire da mezzogiorno alle 11, poi un giorno apriamo alle 3 di pomeriggio. Noi eravamo abituati più alle 18 e stare fino a tarda notte, adesso si è spostato un po' il focus si è spostato, anche il target delle persone, adesso viene gente pure con famiglia, però il lavoro che si faceva prima non riusciamo a farlo, che prima quello che facevamo in un giorno, adesso ci dobbiamo mettere 3 giorni per farlo, poi con la gente resti anche a stare dentro, quindi dobbiamo cercare di pure lavorare fuori all'esterno con le dovute problematiche riguardanti magari al clima, pioggia, eccetera, eccetera. Abbiamo perso una grandissima fetta di clienti che erano i tifosi delle squadre, noi avevamo tutte lo Sky, che stiamo ancora pagando, e ovviamente le partite sono dalle 18 in poi, quindi una fetta che noi abbiamo perso totalmente, su cui noi puntavamo, con cui abbiamo lavorato tanto. Purtroppo è così, cerchiamo di fare il nostro meglio con asporto, delivery, però la cosa non è delle migliori situazioni. Stiamo cercando di fare il meglio. Qui ho abbassato la mascherina solo per parlare perché è importante, ricordiamoci, tenere questa benedetta mascherina. Abbiamo iniziato un po' a riprendere la nostra attività, per fortuna siamo stati confermati in zona gialla, per quanto abbiamo delle fortissime riduzioni, però almeno a pranzo riusciamo a lavorare, riusciamo a uscire, a prendere ossigeno, a passare qualche momento un po' più spensierato dopo questa pandemia che ci ha un po' depresso tutti. E abbiamo capito un po' le nostre abitudini perché prima uscivamo non prima delle 11, delle 10 di sera, invece ora alle 12, alle 11 e mezza c'è già gente in giro per la mezza, quindi un fattore positivo anche per la nostra città che è tornata a rivivere di giorno piuttosto che di sera, e quindi pian piano stiamo recuperando quello che abbiamo perso in passato. Speriamo che le persone rispondano nel migliore dei modi e che abbiano degli atteggiamenti congrui alla situazione attuale.